Massimiliano Mallus, SimTech, all'interno della Summer School conduce il laboratorio che insegna agli studenti della scuola estiva a utilizzare degli strumenti molto importanti che ora ci racconterà. Interessante anche il passaggio inverso rispetto alle storie che abbiamo sentito da altri relatori, da altri esperti, di passare dal videogioco a un'applicazione. Possiamo chiamarla reale, per quanto la differenza sta diventando sempre più sfumata. Sì, esattamente perché il percorso che io ho fatto professionalmente è proprio inverso rispetto al mondo dei videogiochi, quindi sono partito da contenuti tecnici, contenuti ingegneristici, misurazioni, per arrivare a utilizzare dei game engine che mi permettessero di far vedere questi contenuti in un modo molto più interessante, molto più interattivo, come proprio i videogiochi che hanno sempre ispirato le mie passioni. Quindi c'è stato un passaggio poi all'utilizzo in altri campi di tecniche e di strumenti utilizzati invece inizialmente nel campo del videogioco. Ecco, come avviene questo passaggio e in quali esempi ci puoi raccontare di utile? Gli esempi più magari recenti sono quelli della tutela dei beni culturali, quindi un bene culturale viene rilevato, misurato, scannerizzato, quindi viene creata una copia digitale e poi può essere esplorato e visitato virtualmente tramite l'utilizzo di questi game engine, quindi che normalmente contengono contenuti giocosi, divertenti, possono anche contenere contenuti che vengono ritenuti seri, però permettono lo stesso grado di interazione. Quindi questo è un po' il motivo perché sono così importanti. E quindi questo è quello che insegniamo qui in queste ore di laboratorio, insegniamo ai ragazzi ad affacciarsi a questo mondo, con questi strumenti, poi sceglieranno loro quale tipo di contenuto, far vedere, insomma. E in questo laboratorio i ragazzi cosa utilizzano, come si confrontano con questi strumenti e come li hai trovati, questa classe di studenti? No, la classe sono veramente sorprendenti perché sono molto curiosi, molto appassionati, si vede che sono assetati di queste informazioni su questi contenuti che magari sono anche un po' difficili perché questi game engine sono fatti per gli sviluppatori, quindi non è come tutti i software che siamo abituati a utilizzare tutti i giorni, fatti per essere utilizzati da tutti. In questo caso c'è un certo grado di difficoltà iniziale, però lo stiamo superando facilmente, apprendono e vedo il loro coinvolgimento nelle lezioni, quindi. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie.